Non si conosce esattamente l'epoca in cui sono arrivati sulla Terra questi esseri. C'era l'oscurità e su una distesa d'acqua galleggiava un'ampolla. Dentro questa ampolla si poteva scorgere un nucleo vivente. Ed ecco che all'improvviso il nucleo si divise in tre parti e ognuna di queste divenne un essere mostruoso. Non erano uomini, né animali, né piante. Forse erano spiriti. Ma il loro aspetto fisico non corrispondeva ai loro sentimenti. Infatti erano i giusti. Nelle loro vene scorreva il sangue della giustizia. Sappiamo ora che sono venuti sulla Terra a combattere il male. Riusciranno un giorno a diventare esseri umani? Dove hai trovato quella lettera? Quella di cui mi hai parlato prima. E in quel parco sotto un cespuglio. Ecco cosa dice. Questa mattina alle 5, all'indirizzo suddetto, ci sarà un affare che vi aspetta. Mi pare autentico. Forse è veramente l'occasione buona che aspettavamo. Che? Speriamo bene, sarebbe ora. Andiamo. Questo è il palazzo di cui parla la lettera. Entriamo. Sembra deserto e completamente in rovina. Ah, c'è una luce laggiù. Sei sicuro che sia questo? Comincio ad avere un po' di paura. Eh? Se non te la senti di venire, puoi tornartene a casa. Vuol dire che l'affare lo combinerò da solo. Va bene, vengo anch'io. Vediamo se questo ascensore funziona ancora. Ma stiamo attenti, è decrepito, può precipitare. Sbrigati, Fifone, entra. È scritto di premere qui. Ma che succede? Era tutto previsto nella lettera, stai tranquillo. Tutto procede per il meglio. Ci sono dei teschi sulla porta. Avanti, seguimi. Torniamo indietro. Quando la porta si aprirà, entrate. Smettila di tremare, pauroso. Siete in ritardo. Scusaci, mi dispiace. Non deve più succedere. Voi siete gli uomini che hanno raccolto la lettera. Satana vi sta aspettando. Oh. Allora ho capito tutto. Sentivo che qualcosa non andava già da stamattina quando mi sono alzato. Ma ora è chiaro, questo è un sogno, sto sognando. Idiota! Chino la testa. Eh? Devi adorare. Ma che cosa? Me dovevi adorare. No! Ma non lo hai fatto e sarai punito!
Abbi pietà di me. Al cospetto di Satana non è permesso essere insolenti. Certo, certo. Metti le ossa di quest'uomo dentro la pentola. Subito, sì, sì, subito. Satana, permetti che io dia a quest'uomo l'incarico di fare il messaggero? Sì, te lo concedo. Bene, ora ti spiegherò qual è il tuo lavoro. Stava scritto anche nella lettera. Satana vuole che tutti i suoi fedeli si radunino qui stanotte. Ho capito. Queste sono delle candele. Solo chi avrà una di queste candele stanotte potrà vedere il vero volto di Satana. Sì. Questa è la lista di tutti i fedeli. Allora io... Sì, dovrei consegnare quelle candele a tutte le persone che stanno in questa lista. E se qualcuno mi dovesse scoprire, che succederà? Morirai. Bene, ora va. Subito. Cerca di stare più attento. Sì, certo. Si illuderanno e verranno tutti. Vera! Vera! Sono qui sopra, Bam! Finalmente sei arrivato! Sai dov'è finito, Vera? Ha detto che aveva intenzione di andare in città, perché? Ho la sensazione che in città stia per accadere qualcosa di orribile. E tu sai che io mi sbaglio raramente. Anzi, temo che stia già accadendo. E Vera è in ritardo, comincio a preoccuparmi. Si caccia sempre nei guai. Quello di stanotte è il 13° incontro e tu sei il 13° uomo adescato dalla lettera. Tutti coloro che hanno fatto il messaggero per Satana muoiono come te. M'ha sentito. Mio Dio. Tu hai visto tutto. No, non è vero, non ho visto nulla. Aiuto. Aiuto, polizia, l'hanno assassinato. Proprio qui. Non c'è più. E allora? Dov'è questo cadavere? Era proprio qui. L'ho visto. E poi questa candela era la sua. Qual è il tuo nome, ragazzo? Io mi chiamo Vero, perché? E dove abita la tua famiglia? Famiglia? Certo. Ah, sì, ma cos'è una famiglia? Non lo sai. Vieni con noi alla centrale. Dobbiamo farti delle domande. Ma vi giuro, qui c'era un cadavere prima, l'ho visto. Tu vuoi prenderci in giro? Non è vero. Non ci si prende gioco della giustizia. Vieni con noi. No, grazie. Fermati. Prendetemi se ci riuscite, io corro molto veloce. Bascolzone, fermo, vieni qui. Se ti prendo. Halt. Anche questo ragazzo deve morire. Proprio così. Questa candela l'ho trovata vicino a dove era il cadavere. Che ne pensi, Ben? Ha uno strano odore, è l'odore del demonio. Ma quando è scomparso il cadavere? Io sono andato a cercare i poliziotti e quando sono tornato non c'era già più. Sei sicuro di non averlo sognato, quel cadavere?
Se non mi credete, tornerò a cercare il cadavere Vero, da solo. Vero, aspetta un minuto. Guarda che roba. Vero! Ascolta, dobbiamo fare qualcosa. Eppure era qua. Nessuno mi vuole credere, ma io l'ho visto. Se questa candela potesse parlare, forse mi direbbe cosa è successo. Certo, che stupido! Quella donna lo ha ucciso per prendergli questa candela rossa. E quindi tornerà di sicuro qui per cercarla. L'aspetterò qui. Mi nasconderò lassù. Peccato, speravo fosse lei. Ormai è molto tardi, non arriverà più, è inutile aspettare, me ne vado. E quelli chi sono? Chissà dove stanno andando. Accendi la tua candela. A Satana piace il suo profumo. Certo. Solo 13 uomini per volta possono salire sull'ascensore. Tu verrai dopo. 13° piano. 13° piano. Andrò a piedi. Bisogna che mi affretti se voglio raggiungerli. Questo è il 12° piano, non è l'ultimo. Quell'uomo ha detto il 13°. Forse è lassù. Qua non esiste il 13° piano. Deve essersi sbagliato. Voleva dire 12°. Ma l'ascensore dov'è finito? Come mai non avevo visto queste scale? Ma che strano. Lassù ci deve essere qualcosa di misterioso. Sono sicuro che dietro quella porta c'è la soluzione di tutto. Aspetta, come ti chiami? Io? Ho chiesto il tuo nome. Vero. Qual è il tuo numero di iscrizione? Cosa? Visto che hai la candela, puoi entrare. Ho una brutta sensazione, come se fossi rinchiuso qui dentro. Perché ci avrà riuniti qui stasera? Forse ha intenzione di esaudire i nostri desideri. È vero, ho sentito dire che questa notte ci darà quello che vogliamo, perché noi gli siamo fedeli. Oh, Satana deve essersi reso conto della nostra devozione. Devozione a Satana, ma che dicono? Ma che razza di posto è questo? Scusi, ma che cosa deve succedere? Sta zitto, tra poco lo vedrai da te. Va bene.
La ragazza del parto. Sono felice che siate tutti qui. Anche Satana è molto soddisfatto. Vi abbiamo riuniti qui stanotte per dirvi che stiamo per andar via. Lontano da qui. Molto lontano. E quando ritornerete? Mai più. Come? Ma allora Satana quando esaudirà i nostri desideri? Ascoltatemi con molta attenzione. Satana ha deciso di esaudirli questa notte. E ora Satana vuole da voi l'ultima offerta. Siamo disposti a offrire qualsiasi cosa. Il cuore. Come sarebbe il cuore? Il cuore, perché Satana ha deciso così. Questo è lo scopo per cui vi ha riuniti questa notte. Questa notte è la notte del sabato. E chi in questa notte mangerà cuore umano diventerà fortissimo. Satana da voi non vuole niente altro. Non tentate di fuggire. Satana non ve lo permetterebbe mai. Fatemi passare. In questa sala c'è un intruso e quindi per primo sacrificherò lui. Lo farò a pezzetti e lo metterò a bollire per farne una candela. Poi lo brucerò. L'intruso è quello! Tu ci stavi spiando, vero? Aiuto! 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 Ho sentito anch'io. È vero che sta invocando il nostro aiuto. La sua voce viene di là. Ben Vera! Aiuto! Prendete quel ragazzo! Chi ci riuscirà avrà salva la vita, ve lo prometto! Oh no, questa porta non si apre! Eppure ci deve essere una via d'uscita. Eccola! Aiuto! Aiuto! Questo è l'ultimo piano, Ben. Se volete vivere, pregate intensamente. Forse Satana si accontenterà del sacrificio del ragazzo. Ma quassù c'è solo il tetto, Ben. Scala, saliamo! Presto! Aiuto! Non voglio essere fatto a pezzettini! Oh no, vi prego! No, no, vi prego! Quando l'orologio avrà finito di battere da mezzanotte, ucciderò il ragazzo. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Thank you.
Ascoltatemi, quello in cui credevate non è che un fantoccio. Vi siete fatti ingannare da quella ragazza e io ve lo dimostrerò, guardate. Quella ragazza è un mostro. Prendi Vero e uscite di qua. La ragazza aveva riunito quella gente nella notte del sabato per mangiare loro il cuore. Ma che significato ha il sabato? È la notte in cui i demoni si riuniscono. Mi piacerebbe sapere se i demoni esistono realmente. In questo mondo ci sono già tanti altri nemici che poco importa se esistono o meno. Il nostro compito è quello di difendere gli uomini e dobbiamo farlo bene. È l'unico modo per diventare anche noi umani. Dorme. Thank you.